Ciao.it, mi è piaciuto non poco, mi è piaciuto da morire, ma meno male che sono ancora vivo. Il professore cambia scuola di Olivier Ayash Vidal. Adesso avrò pronunciato malissimo il nome di Olivier Ayash Vidal. Una bomba di film. Tu fai come al solito il progressista, come Clavier in Benvenuti a casa mia. Vai, vai! Lui diceva in una trasmissione televisiva: no, me li prendo questi extracomunitari, me li prendo e me li porto a casa mia, come dice il nostro ministro dell'interno. Prenditeli te! Quando lo contestano, prenditeli te, portateli a casa! E quindi vedremo il remake italiano, ovviamente, e di quel bellissimo film Benvenuti a casa mia. Clavier faceva così, no? E ovviamente lo sfidavano a trasformare l'idealismo, quello che anni fa si è cominciata questa campagna di propaganda, veniva definito buonista, no? In realtà è semplicemente un risultato dell'illuminismo, è un risultato della rivoluzione francese, per tornare ai nostri amici francesi, che sono due cose in cui hanno contribuito molto. È un risultato del progressismo, della socialdemocrazia, della fine della seconda guerra mondiale, non lo so, mettetela come volete, però ovviamente sei buonista se dici queste cose. E adesso stiamo subendo, no, tutti i danni provocati da questa campagna di cattivismo che dura da 20 anni. Però insomma, tu fai questa cosa? Tu dici questa cosa che progressista un tempo era considerata anche una cosa bella da dire? No, vieni sbeffeggiato, vieni preso in giro, vieni sfidato. Qui c'è uno, ragazzi, che fa una cosa peggiore, perché non è in uno studio televisivo, è alla presentazione del libro del papà. Lui è un professore un po' frustrato, perché il padre, sapete, gli dedica il libro, il padre è romanziere, e gli dedica il libro come se fosse uno qualsiasi, nome e cognome, e sottomette il suo nome, ed è stupendo perché lui gli fa: grazie papà, una dedica bellissima, proprio come all'ultimo o al primo della strada che incontra in libreria. Abbiamo già capito tutto con questa scena bellissima del papà che gli regala il libro con una dedica spersonalizzata. Abbiamo capito tutto di questo povero signore, di questo piccolo François Foucault, che si eccita tanto citando Petronio Arbitro e il Satiricon, che fa satira di bassissima lega contro i suoi studenti al liceo, che è frustratissimo perché c'ha il padre romanziere e lui è un insegnante del liceo, ma lui insegna nel liceo più figo di Parigi. Che cosa succede? Alla presentazione del libro del papà, lui si mette a flirtare con una bellissima signora, ed eccolo là l'errore che fa Christian Clavier in Benvenuti a casa mia. Lui che cosa dice? Lui dice, ed è guardate, l'attore Denis Podalydé è veramente super, è super per tutto il film, perché non è, vabbè, ne parliamo dopo. Comunque, quando prova a rimorchiare questa sventolona bellissima, le dice: in periferia le scuole della periferia non funzionano perché mancano degli insegnanti esperti come me, bisognerebbe che qualcuno andasse lì. E la cosa meravigliosa, che è ancora più divertente come scamotage comico rispetto a Benvenuti a casa mia, è che lei, la sventolona che lui si vuole rimorchiare con la frase appunto molto buonista, radical chic e progressista, gli dice, è bravissima l'attrice, gli fa: ah, ma questo che le dice è interessantissimo, io lavoro nel Ministero dell'Istruzione, ma perché non ci vediamo per pranzo? E lui che voleva andare in buca, ragazzi, perché è anche tristissimo, è un uomo solo, frustrato col papà, invece di andare in buca con la bellissima signora della presentazione del libro, si ritrova il giorno dopo a una riunione con il capo del gabinetto del ministro dell'istruzione. E vabbè, e già per me questo è il film più bello del mondo, perché la commedia è un'arte, e fare la commedia così bene, lui lì è distrutto, perché e con lei, con quella bellissima signora che gli fa: ma grazie François, grazie mille. In poche parole, ragazzi, via, un anno a fare l'insegnante, lascia il liceo dove si permetteva di motteggiare, di sfottere, di fare satira dopo il Satiricon riguardo i suoi alunni. Questo ometto, che ripeto è molto bravo Podalydé nell'interpretarlo, perché lui è un dramma, perché non solo io non riesco a dire il suo cognome, ma poi lui somiglia molto a Jean-Pierre Darroussin, che è l'attore feticcio di Eddie Gunn. Questo invece Denis, lo chiamo così, Denis è uguale a Darroussin,
spesso si confondono. Se non siete proprio degli espertissimi di cinema francese, vi sarà capitato altre volte di confonderli. È un grande attore della Comédie Française, è stato candidato già a 4 César, io me lo ricordo super, In baciati chi vi pare, un film dei primi anni del 2000 di Michel Blanc, che mi piacque da morire. Ok, allora, dove c'era una telefonata oscena, vabbè, una scena divertente, un altro tipo di comicità più grosso. Per tornare invece a questo film bellissimo di un altro impronunciabile, che è Olivier Alliage Vidal, il professore, il piccolo uomo che non riesce ad andare in buca, che c'è il papà che gli fa la dedica qualsiasi al libro, che ha perso pure questo suo status di professore che ti prende in giro dentro un liceo in cui è protetto nelle sue strade, nei suoi quartieri, va nella banlieue più estrema e deve fare un anno lì. Perché? Perché è un idealista e perché la sua idea è stata ritenuta geniale dal Ministero dell'Istruzione. Basta, lo concludo qui, vi ho già raccontato troppo. Il film è una bomba perché ovviamente lui incontrerà dei ragazzi un po' diversi rispetto a quelli del centro di Parigi che prendeva in giro. Forse loro prenderanno in giro lui, forse lo aggrediranno, forse ci saranno torte all'hashish, forse ci saranno persone che si addormentano in classe mentre lui parla. Guardate quanto è divertente anche per chi ama questo tipo di humor, lui che passa le serate a cercare di memorizzare i nomi, ecco qua chiudiamo, sembro io, no? Lui passa le serate a memorizzare i nomi di questi figli dell'immigrazione, e qua si torna a Salvini, e qua si torna a Benvenuti a casa mia, e qua si torna a tutto questo tema di oggi, per cercare sempre di fare il progressista, di pronunciare benissimo questi nomi. Questi ragazzi che hanno dei nomi assurdi, dal Marocco, dalla Tunisia, assurdi per noi ovviamente, e quindi e cerca disperatamente di conquistare anche il loro rispetto, perché vedete, e qua chiudiamo definitivamente, tutto il centro del film è su quanto è bravo Denis a fare questo uomo che non è antipatico, è solo... molto rigido, è solo molto spaventato dalla vita ed è anche pieno di dolori e di tristezze legate a partire da quella scena col papà che gli regala il libro come se l'avesse regalato al portiere del suo palazzo o a un avvocato, a un notaio che così ha incontrato due volte nella vita. E questo meraviglioso attore protagonista riesce a trasmetterlo fin dal primo minuto di questo bellissimo film. E poi c'è un piccolo Omar Sy che il regista ha beccato andando in una di queste scuole della banlieue, ha beccato il ragazzetto che viene proprio da lì, Abdoulaye Diallo è chiaramente il prossimo Omar Sy. È un Omar Sy in miniatura, piccolino. Vabbè ragazzi, il film è una bomba, collegi disciplinari, il rapporto con altri, lui continua poi un po' ad innamorarsi anche di queste donne che stanno, non c'era riuscito con quella lì, con quella sventolona del Ministero dell'Istruzione, non c'era riuscito, chissà se ci riesce con un'altra, con un'insegnante, una collega che incontra in questo liceo della Baie, e chissà se riuscirà a sopravvivere questo piccolo ometto, questo piccolo François Foucault a cui però è impossibile assolutamente non volere bene in questo bellissimo film che si intitola Il professore cambia scuola. Ciao The Taste, subscribe Il professore cambia scuola di Bed. Ciao!